Scaduto l'ultimatum del generale Matsui al presidio di Nanchino, la mattina del 10 dicembre, con un bombardamento intensissimo, ha avuto inizio l'attacco della capitale del governo centrale cinese. L'aviazione imperiale partecipa alla battaglia con massacranti bombardamenti dei centri di maggiore resistenza, mentre le artiglierie si incaricano di aprire sempre nuovi varchi nella muraglia lunga 30 km che difende la città. Nonostante la canita resistenza delle truppe cinesi asserragliate nella cinta murata interna, la situazione della capitale è apparsa subito disperata. E mentre il generale cinese Tang Shen-chi, che comandava la guarnigione di Nanchino, si affrettava a trasferire la sua sede a Pukau, sull'altra riva del fiume, è cominciato l'esodo in massa della popolazione che subisce gli inevitabili contraccolpi della inutile resistenza imposta e finanziata dalla Terza Internazionale. Ancora una volta la propaganda comunista è apportatrice soltanto di distruzione e di morte per quanti si lasciano avvindolare dalle false ideologie di un regime che si è dimostrato alla prova dei fatti come il peggiore tiranno del popolo e il più barbaro nemico della civiltà. Un esercito inerme di invalidi, donne, vecchi e bambini, annichiliti dalla bufera che si è scatenata sulle loro case, cercano scampo nella fuga, sostenendosi mutuamente e dando l'assalto a qualsiasi mezzo di locomozione atto a sostituire le gambe paralizzate dal terrore e a sollecitare la fuga. Nelle prime ore del pomeriggio la posizione appariva così tragica che anche gli stranieri residenti a Nanchino decidevano di abbandonare la città, rifugiandosi sulle varie cannoniere americane e britanniche dislocate sul fiume Azzurro. Nella giornata dell'11 dicembre si può dire che Nanchino si sia completamente svuotata della popolazione civile. Migliaia e migliaia di profughi hanno fatto ressa con il rassegnato fatalismo della razza lungo le linee ferroviarie e sulle rive del fiume, per sottrarsi con ogni mezzo alla tempesta di fuoco che incombe sulla città. La mattina del 12 dicembre, da varie fonti, il comando supremo giapponese apprendeva che qualche migliaio di soldati cinesi stavano tentando di risalire lo Yangtze a bordo di 5 piroscafi, proteggendosi con la bandiera americana. Venne allora diramato l'ordine al campo di aviazione di Wuhu di ricercare la flottiglia dei fuggiaschi, bombardarla e distruggerla. Nacque così il fatale equivoco che ha provocato l'affondamento della cannoniera Panay e di 4 petroliere americane ancorate a 28 miglia a monte di Nanchino. Il comandante della cannoniera Hughes aveva bensì provveduto a trasmettere la posizione di ancoraggio a Shanghai, con preghiera di comunicarla immediatamente al comando navale giapponese, ma il messaggio fu interrotto. Alle 13:34 secondi, aeroplani sorvolano la cannoniera e un secondo più tardi una prima bomba scoppiava a prua, distruggendo la stazione radio e facendo le prime vittime. Le mitragliatrici antiaeree di bordo tentano una disperata controffensiva. Il bombardamento aereo prosegue inesorabile, crivellando di schegge la Panay e colpendo a morte le petroliere che si tramutano in bracieri ardenti. Dopo una ventina di minuti la nave si empiva d'acqua ed era gioco forza abbandonarla. Fra una picchiata e l'altra degli aerei giapponesi si provvide a calare le scialuppe di salvataggio, sulle quali fra i primi fu fatto imbarcare il giornalista italiano Sandro Sandri, gravemente ferito.
risparmiate per un vero miracolo dagli spezzoni che piovono sullo specchio d'acqua. Le barche riuscivano a toccare terra incolumi con il loro carico di feriti e di superstiti sulla sponda opposta a quella occupata dai giapponesi. Mentre intorno divampava la battaglia, il gruppo di marinai e giornalisti, protagonisti della drammatica avventura, per la maggioranza più o meno gravemente feriti, dovevano trascorrere così in una situazione difficilissima due lunghissimi giorni, acquattati fra i canneti della riva, e assistere impotenti all'affondamento della Panay, che circa due ore dopo che era stata colpita dalla prima bomba, si inabissava piegandosi su un fianco. Mentre dalla riva ne fotografavano gli ultimi istanti gli operatori cinematografici che a bordo durante il bombardamento avevano coraggiosamente girato questo eccezionale documentario. Acquistate alcune barelle e arruolate in un villaggio di contadini alcuni coolies per il trasporto dei feriti, la tragica carovana poté finalmente mettersi in marcia per raggiungere il più vicino centro abitato, Hosien, dove Sandri doveva morire il giorno dopo. Sul fiume, intanto, navi americane e britanniche accorrevano a tutto vapore sul luogo della catastrofe, tentando un estremo salvataggio dei naufraghi delle navi cisterna colpite. Raggiunta Ankau, i naufraghi vi trovavano sollecite accoglienze e un dottore cinese prestava la sua assistenza ai feriti, che furono finalmente lavati, medicati e curati. La tragica avventura, che è costata 4 morti e 14 feriti, poteva considerarsi finita. Attraverso uno dei mille canali che costituiscono le più rapide vie di comunicazioni dell'immensa Cina, i naufraghi facevano ritorno ad Hosien, dove erano attesi dalle navi inviate in loro soccorso. Salme delle vittime sono state caricate a bordo della cannoniera americana Oehyu, che ha lasciato il luogo del disastro, navigando verso Shanghai. Nuove colonne di truppe nipponiche sopraggiungono intanto da sud-est e accerchiano definitivamente la capitale, stringendola da ogni lato in una morsa di ferro e di fuoco. Thank you.
avanzano i carri armati, utilissimi nella lotta contro l'abitato, per sfondare gli sbarramenti e disperdere i piccoli nuclei nemici appostati nelle vie. Le artiglierie battono le colline. Nanchino è in fiamme. La resistenza cinese cede dinanzi all'ineluttabile e le fanterie del Mikado marciano in colonnate verso la città, dove le prodi avanguardie hanno forzato la difesa e combattono già per le strade. Sul fiume Azzurro, la cannoniera che, scortata da navi britanniche e giapponesi, trasporta le vittime di un tragico errore, giunge a Shanghai, dove solenni onoranze saranno tributate ai caduti. Altissimi banzai. Le truppe vittoriose salutano la resa definitiva di Nanchino, che apre le sue porte all'esercito imperiale. Della città, devastate dal bombardamento e cosparse di cadaveri, presentano un doloroso spettacolo. Dopo l'inutile resistenza che, se è valsa a dimostrare l'eroismo dei soldati cinesi, ha dato il tracollo alla posizione del generalissimo Chiang Kai-shek, fuggito da Nanchino fin dal primo avvicinarsi delle truppe nipponiche. Del generale Matsui corona l'occupazione definitiva dell'ex capitale.